Ma che carino che appende i disegni che gli regalano i bambini. No, che bambini, questo l'ho fatto io. Ma come l'ha fatto? Complimenti. Cos'è, scusi? Sì, è bello, ma questo è Palazzo Chigi. Cosa? Uguale, ma che praticamente. Chigi? E gli, quelle figure mostruose cosa sarebbero? Sono le più grandi minacce alle nostre istituzioni. Cioè? Scusi? Ci sono qui i burocrati europei, gli scafisti. L'altro? E questo è Marco Mengoni in minigonna. Sì, beh, grandi minacce proprio. Certo. Senta, sottosegretario all'istruzione e alle ginocchia sui ceci. Mamma mia, sono tornato a scuola. Beh, prendiamo la terza media. Bene. No, io sono qui per l'inaugurazione di una nuova eccellenza scolastica. Ah, sì? Quale? La scuola elementare balistica italiana. Ma come balistica, scusi? Cos'è? Date le armi ai bambini. Bene, fa tutto in assoluta sicurezza. Sarà. Sì. Ecco, appunto, la sicurezza. Sentiamo degli spari, eh? No, questa è la campanella. Sparano. Ah, sì? Sì, no, c'è un bidello qualificato col porto d'armi, certo. Tutto regolare. Ci scusi se dubitiamo sulla sicurezza, sa com'è? No, ve lo garantisco io. Sì, beh, allora. Siamo tranquilli. Sì, ognuno di questi ragazzi ha il grembiule antiproiettile e lo zainetto imbottito, così protegge bene le granate. Ecco, quindi... ma invece delle armi non sarebbe meglio insegnare loro, non so, le materie classiche? Tanto sì. Certo, ci sono anche quelle con professori d'eccezione. Ma tipo, scusi? Per esempio, la prima ora abbiamo letteratura latina e greca col generale Vannacci. D'eccezione! Chi meglio proprio di lui, no? Sì, sapete, grande scrittore e anche discendente di Cesare. Sì, ma non sa Vannacci che nell'età classica era molto diffusa l'omosessualità? Gliel'avete detto? Cesare, i filosofi. Innanzitutto le colpe degli antenati non devono ricadere sui pronipoti. Colpe. Certo. E poi Vannacci insegna solamente testi di filosofi greci eterosessuali. Tipo quale? Tipo, ne esiste, ma ne esiste qualcuno? Uno ne esiste. Ah, uno esiste? Chi è? Climennezio da Crotone. Ma chi è? Cosa ha scritto, scusi? Cosa del classico della filosofia eterosessuale, Tefiocino Ergluteo. Senta, guardi, è una valida alternativa al simposio di Platone. Cioè, proprio, Cosa c'è? Perché gridano adesso i bambini? Cosa sta succedendo? Che succede? Botte, urla, spughe, la ricreazione. Sempre beh, così. Normale, sempre ragazzi, così. Ragazzi, potete intervenire, per favore. Chi sono, scusi? Sono dei cosi, scusate. Manganiliamo anche i bambini, non solo i ragazzi. Bastavano i ragazzi? Adesso anche i bambini, dai, bella idea. Sono di classe, urlano gli slogan pericolosi. Ma quali slogan pericolosi? Non ho capito bene se era viva la Palestina o viva la plastilina. Però diciamo, metti che invadono la presidenza, nel dubbio. Vabbè, senta, lasciamo stare. Nel dubbio cosa? Sono bambini, come fanno a essere pericolosi? Vediamo, vediamo che cosa hanno sequestrato, vediamo. Che hanno sequestrato? Vediamo. No, cosa hanno sequestrato? Cosa ci sarà mai? Un arsiano dei bambini. Pieno di Molotov, guardate qua. Ma che Molotov? Fa un succo di frutta. Ma dai, lasciamo perdere. Meglio, lasciamo adesso perdere. Adesso però vi saluto che mi devo preparare perché inizia l'ora, sono? L'ora più pericolosa. Ma quale ora più pericolosa? Cos'è? Quella con i colloqui con i genitori. Si sparano per davvero. E stanno già sparando. Le do anche un po' ragione. Ciao la passione.